Partiamo? Speriamo di non disturbare nessuno. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui. Vedo tante facce note dall'esame di matematica. Siamo qui per parlare di una grande avventura, di una grande storia che ho avuto la fortuna di seguire dal vivo a Tokyo. Maria Centracchio, la conoscete tutti, si può fare anche una cosa. Sono particolarmente contento di essere qua perché questo libro è stato presentato a Milano, a Ravenna, a Trento, ai Serbi è la prima volta. E mi fa particolarmente piacere perché nella dedica di questo libro c'è scritto ai ragazzi del Molise e ai loro sogni. Perché la storia di Maria è un esempio importante per chi cresce nella nostra regione, che è un po' lontana dai grandi circuiti, dalle grandi città e dalle grandi opportunità che i giovani hanno frequentando dei luoghi dove ci sono maggiori possibilità. Maria è la dimostrazione di come con tenacia, con una grande capacità, si possa arrivare al massimo, al più alto livello. Pensare che vogliamo cominciare con una battuta, tu giuro non volevi neanche vederlo dipinto, lo sapete, no? Padre Bernardo è stato un atleta a livello internazionale, una palestra che più o meno tutti hanno frequentato in Serbia. Il fratello Emilio è stato campione italiano, pollicelli di categoria 81 kg. Il fratello minore Gigi è una delle promesse più brillanti del judo italiano. Giorgio e Chiara hanno fatto anche loro judo, invece non vuole proprio sapere perché. Innanzitutto, buonasera a tutti. Per me è un onore poter parlare della mia storia qui, perché la mia storia è iniziata qui e sono sicura che ognuno di voi può comprenderla molto meglio di chiunque altro, perché voi sapete di cosa parlo quando parlo di essere nata e cresciuta in Molise e quando dico che il Molise esiste per la morte, voi sapete cosa intendo. Quindi grazie per esserci e per rispondere ad Antonino, il judo è stata una cosa che sicuramente non è stata una prima vista. Vedevo tutti farlo, a casa mia si parlava solo di judo la mattina, judo la sera, judo a casa, judo al lavoro e quindi siccome sono sempre stata un po' controcorrente, un po' reazionaria, ho detto no, io judo non lo voglio fare. Però sono cresciuta nella palestra dei miei genitori e questo mi ha portato un pomeriggio come un altro in cui mi stavo annoiando a dire oggi pomeriggio che faccio? Guardare la televisione non mi va. Dai, provo a fare judo, vediamo che succede. Provo una volta, poi non salirò mai più giù da lì. E invece poi sono rimasta lì. E dal gioco è diventata un gioco un po' più complicato, è diventata una passione sicuramente, ma anche una sfida con me stessa soprattutto, perché il judo in realtà è diventata quelle cose che nella vita mi escono un po' peggio. Non sono mai stata naturalmente portata per il judo, non sono mai stata un talento naturale, brillante, non sono mai stata una judoka che a guardarla dici, cavolo, questa ragazza è proprio nata per fare judo. No. Quindi è diventata una sfida con me stessa, anche con gli altri, ma fondamentalmente con me stessa, per provare a tutti che potevo riuscire ed eccellere anche in un campo in cui non ero così brava. E poi il resto lo diciamo mano Intanto penso che sia importante anche parlare del contesto di quel 2021, perché tra qua e Tokyo ci sono 11.000 km. A proposito, un ringraziamento anche a Fortuna Edizioni, a Tobia Paolone, che è un editore molisano. Ne approfitto per parlare anche di questo. La storia di Maria in quel 2021 aveva la possibilità, così come poi è stato nella realtà, di essere sviluppata, analizzata, approfondita dalle testate più importanti a livello nazionale. Sarebbe stato facile, vi dico la verità, provare a distribuire il libro con un grande editore con un nome nazionale. Noi abbiamo voluto farlo in Molise, perché entrambi siamo partiti dalla ricerca dei nostri sogni, dal Molise, e ci sarebbe piaciuto che la prima traccia di questo libro fosse proprio impressa qui in Molise. C'è una distanza enorme tra qui e Tokyo. Quel 2021 verrà ricordato per sempre nella storia dello sport perché quei giochi olimpici rappresenteranno il primo momento in cui l'umanità rialzava la testa dalla pandemia. Nessuno avrebbe scommesso un euro sulla buona riuscita di quei giochi olimpici,
il governo giapponese che aveva dovuto rinviare di un anno i giochi, tant'è vero che vedevate Tokyo 2020 da fare al 2021, ha pagato un costo molto alto a livello economico e a livello di organizzazione. Noi l'abbiamo visto dal vivo, c'erano veramente le condizioni migliori per gli atleti, ma anche per chi era lì per lavorare, per superare le difficoltà rappresentate dalla pandemia. Non so quanti test di Covid abbia fatto Maria, me l'ho fatto uno al giorno, ma è solo un esempio per farvi capire il tipo di contesto. Ed era l'estate magica dello sport italiano, perché eravamo arrivati dal trionfo della nazionale di calcio all'Europeo, vincevamo nella pallavolo, vincevamo comunque 40 medaglie olimpiche, il record storico per la nostra spedizione ai giochi. Il 27 luglio c'è il torneo, tra virgolette, di judo. Sembra facile, perché Maria ha portato a casa il bronzo, perché Maria è qui a raccontare la sua impresa, ma la fatica che ha fatto Maria per qualificarsi a quei giochi olimpici è incredibile. Nel libro, se avrete piacere di leggerlo, la storia nasce da Rio, quindi dalla precedente edizione dei giochi, il 2016, dove Maria vuole raccontare perché eri a Rio e cosa facevi in quell'edizione. Allora, io sono andata come partner di allenamento di una mia carissima amica. Con questa ragazza condividiamo un percorso insieme dal 2009, quindi da quando abbiamo 15 anni. Siamo cresciuti insieme, lei è riuscita a emergere molto prima di me, ma per il nostro rapporto ha voluto che io fossi lì con lei nella sua prima Olimpiade. Quindi mi ha dato l'opportunità e la fortuna di vivere un'Olimpiade, anche se non da protagonista, dietro le quinte. Questo ha permesso alla mia carriera di cambiare drasticamente, perché se fino a quel momento ho sempre sognato, come qualsiasi bambino che si avvicina allo sport, di partecipare alle Olimpiadi, fin quando non ho toccato con mano cosa significasse davvero essere in un campo olimpico, non ci ho mai creduto. Invece lì ho detto, cavolo, questa gara veramente è la gara della vita, veramente diversa da qualsiasi altra gara. Ho fatto campionati del mondo, campionati d'Europa, in tutti i continenti, ma l'Olimpiade è una cosa completamente diversa. E lì tocchi anche con mano che quella giornata può succedere qualsiasi cosa. Non esistono favoriti. I favoriti magari sono quelli che vanno peggio, perché la tensione lì li divora. Ci sono persone che non ti aspetteresti mai e lì fanno di tutto, si trasformano in fenomeni. Ci sono persone che sottovalutano quell'evento e poi se ne pentono, perché quando scendono dal tappeto sconfitti capiscono che la prossima opportunità sarà tra 4 anni, forse, non il giorno dopo o la settimana dopo. Quindi lì ho apprezzato davvero l'unicità di quel momento, ma soprattutto mi sono detta, tu non hai niente di meno agli altri che sono qui, che sono stati qui a Rio per arrivare alla tua Olimpiade e fare qualcosa di grande. Quindi grazie alla mia amica Odette e a questa esperienza ho potuto iniziare a sognare davvero il mio percorso olimpico. Ovviamente questo percorso, come anticipato Antonino, è stato molto difficile, però mi ha permesso anche di assaporarlo meglio e di dargli il giusto valore. Mi fermo un attimo su questo concetto espresso da Maria, perché noi siamo abituati a intendere lo sport in senso ciclico. C'è il campionato di calcio, c'è il Napoli che vince lo scudetto, tra qualche mese le altre squadre che hanno dovuto cedere il passo a chi ha vinto, riproveranno a prendersi una rivincita. Nel tennis, Wimbledon c'è una volta l'anno, se va male, l'anno dopo hai una nuova possibilità per vincerlo. Loro, che non hanno i guadagni né di chi fa Wimbledon né di chi gioca in Serie A, ogni 4 anni hanno un solo colpo. Sbagliare quella gara significa ricominciare da zero. In sport come quelli di Maria, 4 anni in più dal punto di vista del loro io fisico sono molto pesanti. Vi faccio un esempio che può essere un po' brutale, un po' crudo. Pensate solo per una donna cosa vuol dire svegliarsi e avere il ciclo. Ogni 4 anni c'è una possibilità, un solo giorno, devi essere al 100%. Basta questo per farvi pensare al tipo di pressione e di stress che hanno queste atlete. Io me ne sono accorto in modo molto, molto concreto. Quando Maria mi ha raccontato a proposito di Rio, io ero in Brasile per le Olimpiadi del 2016 e intervistavo Odette Giuffrida, che aveva vinto una medaglia olimpica. Dietro di me c'era lei, io non lo sapevo. Eravamo insieme a Casa Italia, che è il luogo dove vengono festeggiate le medaglie olimpiche, e Maria mi ha spiegato, non mi ha fatto impressione la gioia di Odette, ma, puoi finire il concetto?
è stata la tristezza e lo smarrimento delle persone che avevano perso, delle persone che si sono rese conto che la loro opportunità era sfumata e che non avrebbero fatto in tempo subito a rifarsi, che avrebbero dovuto ricominciare da capo, ripartire, riqualificarsi per la prossima Olimpiade, che già è difficile perché non te lo dice nessuno che ti riqualificherai una seconda volta, e poi far sì che quel giorno tu debba mettere tutto dentro e vincere. Quindi queste persone, che prima magari non avevano messo in conto queste cose, poi se ne sono accorti dopo, i loro occhi tristi in confronto a quelli che invece che festeggiavano, che erano pochissimi, mi hanno fatto veramente effetto, mi hanno fatto capire quanto valore si racchiuda in pochi minuti di incontro e quanto 4 anni di fatica poi possono sfumare così, nel nulla, a fronte di pochissime persone che invece riescono a concretizzarli e a rendergli una medaglia. Di Tokyo e della gara che ha regalato a Maria e a Moisa, a proposito, io lo ricordo perché è sempre un bene ricordarlo. Maria è la prima atleta individuale ad aver vinto una medaglia olimpica nella storia di Moisa, che aveva avuto in passato altri medaglianti ma negli sport a squadra, nella pallavolo ucraina e nella scherma. In altri due casi, ma parliamo di 70 anni fa, di 80 anni fa, quindi di un tempo nel quale a fare sport erano poche nazioni. Vi faccio solo un esempio: Maria, nel suo cammino a Tokyo, ha battuto un atleta del Madagascar, una polacca, un ungherese e un olandese, perdendo in semifinale contro una slovena. Ma prima di ricordare quel giorno, io vi faccio un elenco: quarto e quinto metatarso del piede, distacco del legamento al gomito sinistro, 2 costole rotte, lussazione del dito del piede, un infortunio alla schiena che l'ha tenuta praticamente bloccata, COVID, cartilagine dell'orecchio, mononucleosi, dimentico qualcosa? Questi sono gli infortuni o le malattie che Maria ha affrontato dal 2017 al 2021. Queste sono le difficoltà che un atleta di quel livello, che ricordate il discorso di 4 anni, ha dovuto affrontare per qualificarsi all'Olimpiade. Un posto all'Olimpiade si guadagna attraverso varie gare. Funziona come una piramide: vinci una gara, sali uno scalino, vinci una gara, ne sali un altro. Più è importante la gara, più punti sono a disposizione dell'atleta. Per chiudere questo elenco di disgrazie, vi dico soltanto che a un certo punto la nazionale ha scaricato, tra virgolette, Maria, cioè le ha detto: vuoi gareggiare? Vai a spese tue. Quindi Maria, con la sua famiglia, a un certo punto ha cominciato a pagarsi gli aerei, gli alberghi, per inseguire questo sogno. Ecco perché il Molise. Perché anche noi dobbiamo prendere il treno, l'autobus, non fare ritardo, quando il 21 bis c'è, non c'è, sapete, no? Dobbiamo fare sacrifici, andare fuori e cercare di ottenere quello che qui purtroppo non possiamo ottenere. Poi magari torniamo, poi magari mettiamo a disposizione quella che è la nostra esperienza perché amiamo questa terra. Ma i sacrifici che ha fatto questa ragazza sono un esempio per tutti i ragazzi molisani e non solo. A un certo punto, per scherzare, Maria dice: non è Road to Tokyo, quindi la strada verso Tokyo, è Road to Lourdes, il santuario. Come hai fatto? Una domanda: come hai fatto? Allora, guardate come si emoziona Maria. Vi spero di sono bellissime queste dati. Vi spero una cosa: abbiamo fatto un sacco di interviste per scrivere questo libro, 7-8 ore di interviste, e dopo l'ultimo capitolo, Maria ha letto l'ultimo capitolo al telefono, piangeva. Perché solo riassaporare quelle emozioni, non in un contesto pubblico dove ci sta, ci possa essere un pochino di emozione, no? È normale, sta parlando davanti ad amici, a persone della propria città, ma parlava con me, era a casa sua, parlava con me, piangeva perché si emozionava, perché quello che ha passato questa ragazza è una storia incredibile che mi ha toccato tantissimo. Mentre si riprende, io all'inizio intervista ti voglio dire oggi non piango, però meno male che non l'ho detto. Sì, mi tocca tanto di vivere queste cose, perché adesso non ci penso, adesso è tutto finito, tutto finito per il meglio, quindi siamo tutti felici. Però poi ricordare quei momenti non è facile. Sono stati momenti molto duri, e sia fisicamente, però fisicamente è stato il minimo, perché poi alla fine capisci che fa parte del gioco,
capisci che il dolore di un post-operatorio va bene, passa, che una frattura può succedere, di forma lì, dopo un po' passerà, però quello che si porta dietro, tutto quello che c'è intorno, in realtà ti tocca sempre. Perché un infortunio non è solo un infortunio. Un infortunio vuol dire perdere tempo, vuol dire rallentare, vuol dire che al posto tuo andrà avanti qualcun altro, vuol dire che non saprai quando potrai ricominciare, vuol dire che tutti i progressi che hai fatto e che hai lavorato duramente per fare potranno svanire, perché dovrai stare tanti mesi ferma e quindi non potrai continuare ad allenarti e perderai il ritmo e dovrai ricominciare da capo. E quindi la cosa dura è tutto il contorno, non è in sé il dolore fisico, quello veramente passa. E poi lo sport come il nostro, che veramente ti tempra, ti insegna a sopportarlo, è più il dire ok, adesso questa gara non la posso fare più, perderò tempo, perderò punti, sarà una corsa ancora, una corsa continua, dovrò reingegnarmi per trovare nuove soluzioni. E questa è stata la parte più difficile, sicuramente. Visto che mi sono successi tanti infortuni, ho imparato a trovare del mio equilibrio anche in questi casi, quindi ho imparato a tranquillizzarmi e a dirmi ok, come hai superato tutte le altre volte, supererai pure questa, tranquilla, vai avanti. E sicuramente la parte difficile era mismixare queste sfortune fisiche anche a dei risultati che poi effettivamente non arrivavano, perché non è che ho avuto dei successi strabilianti uno dopo l'altro e tu dici ok, va bene, sto un po' fuori dall'infortunio, però poi torno e vinco. No, poi torno e perdo. Perdo, riperdo, e poi mi rifaccio male, e ritorno e riperdo, e quello è stato duro, perché dici, ne vale la pena? E a questa domanda molte volte dicevo no, non ne vale la pena, veramente no, te lo faccio a fare. Però qualcosa dentro di me mi diceva, fin quando non hai fatto di tutto, fin quando non hai trovato qualsiasi soluzione, fin quando non ti sei reinventata fino all'ultimo millimetro di pelle, riprova. E alla fine questa cosa mi ha premiato, e riprovare con la testa, non lo sbattendo contro il muro sempre allo stesso modo, trovare nuovi modi, trovare nuove soluzioni, nuove ispirazioni, mi ha permesso poi di trovare quella chiave giusta che mi ha fatto dire va bene, vale la pena. Mi ha colpito, avvicinandomi a quel giorno e al luogo fisico dove si è svolto tutto quello che ha rappresentato il giorno magico di Maria, è stata proprio la sacralità dell'evento e la sacralità del luogo, che solo andando in Giappone riesce a capire. Il Nippon Budokan, si chiama così, il palazzetto, chiamiamolo così, dove si è svolto il torneo di judo. Nel 1966 i Beatles suonano, è il primo gruppo pop rock che si esibisce in questo teatro. Dai giapponesi è considerato talmente sacro che ci furono degli arresti, perché diciamo che i cultori del tempio non volevano che i Beatles profanassero quel luogo. Il Nippon Budokan è come il Maracanã per il calcio, è come Wimbledon per il tennis, è come il Poggio per il ciclismo, è un luogo sacro dove vengono premiati i migliori del judo che diventano eroi nazionali. Qualche giorno dopo, lo ricordo sempre, ma per far capire cosa significa per i giapponesi, qualche giorno dopo il bronzo di Maria, due fratelli, Ifumi e Utabe, vincono nelle rispettive categorie la medaglia d'oro, due fratelli giapponesi. L'audience in Giappone è pari al 29%. Sono dati che qui in Italia abbiamo per il Festival di Sanremo. Qui parliamo di medaglie d'oro conquistate nella sua disciplina. Ecco perché vincere una medaglia da sfavorita, da totalmente sfavorita, in quel luogo ha aumentato il valore della tua impresa. Maria è stata l'ultima a qualificarsi per i giochi di Tokyo. Puoi raccontare in che modo rocambolesco ti sei qualificata? Puoi anche raccontare di chi c'era a casa, guardo Sita, guardo la mamma, guardo la nonna, perché a casa facevano il tifo, non c'era un foglietto con i conti, no? Puoi raccontare? Sì. Ovviamente il mio percorso che ho detto poco fa di infortuni, gare, sconfitte si inseriva in un percorso di qualificazione olimpica. La nostra qualificazione è data da una ranking list mondiale in cui i primi 18 al mondo di questa lista poi parteciperanno alle Olimpiadi. Per arrivare a queste postazioni qualche risultato l'ho dovuto fare, sono riuscita a farlo e stavo andando molto bene fino
al Covid, all'arrivo del Covid. All'arrivo del Covid ero molto bene in classifica, quindi se la gara si fosse fatta a giugno 2020 non mi avrebbe scalzato nessuno matematicamente. In realtà col Covid, con il prolungamento di un anno in più, con l'inserimento di tantissime nuove gare, questa classifica è cambiata notevolmente e io mi sono ritrovata all'ultima posizione per una serie di cose. Poi ho anche avuto il Covid, avevo un'ombrosi, quindi sono stata lontana dalle gare e i risultati non sono riuscita a metterli dentro per essere tranquilla nella classifica. Quindi sono arrivata all'ultima gara di qualificazione disponibile al campionato del mondo, che poteva succedere di tutto. Potevo essere dentro di un posto, dentro come ultima o fuori. E non dipendeva solo da me, dipendeva dal sorteggio, dipendeva da cosa avrebbero fatto le atlete che erano dietro di me. In questa gara purtroppo è il primo turno, quindi il mio non posso farlo più, ho perso, non posso mettere più dentro nessun punto. Devo sperare che quelle dietro di me non mi superino. Erano tre persone, non una. Quindi io, dopo la mia gara andata male, finita quasi subito, sto lì dietro le quinte pregando che queste ragazze perdano. È brutto da dire, non magari non è il massimo della sportività, però in quel caso andava fatto. E come io lì, anche da casa, ovviamente tutti erano incollati allo schermo, sperando che nessuna mi superasse. E per fortuna è andato tutto bene. E in realtà io ricordo con emozione più questo giorno che il giorno delle Olimpiadi, perché per me è questo giorno che è successa la magia. Perché io, una volta che ho avuto questa qualificazione, ho detto: ok, abbiamo fatto, adesso mi posso divertire, adesso posso andare lì e fare il massimo. Fino a quel momento ho avuto tanta tensione, tanta ansia, tanta paura che una cosa così voluta, così faticata, poi sparisse un attimo e non dipendesse solo da me. Invece, una volta raggiunto questo, per una serie di circostanze messe insieme, ho detto: ok, adesso ci possiamo divertire veramente. In quei giorni, Maria rappresentava anche uno dei pochi collegamenti che io potevo avere con alcuni atleti. Il villaggio olimpico degli atleti è inavvicinabile. Non possono entrare giornalisti, non può entrare nessuno se non fai parte delle singole delegazioni. Quindi il 23 luglio c'è la cerimonia d'apertura, il grande evento, e io cerco di capire il giorno dopo l'emozione che ha vissuto Maria. Tra l'altro, se vi ricordate, era in prima fila, come ho detto Giuseppe, era un gran casino, l'abbiamo riconosciuta tutti. E mi dicono di seguire il judo. Nei giorni precedenti ci sono state altre gare, il 25 luglio quella di Letti, il 26 quella di Fabio, il 27 proprio lei. Io vado lì dalla mattina, non c'erano altri giornalisti italiani perché erano arrivati tutti qua quando lei era riuscita di presa. Io invece ero lì dalla mattina, dopo il primo incontro, Maria attraversa a passo di carica il corridoio della zona mista. Funziona così: loro hanno la possibilità di raggiungere gli spogliatori una volta finita la gara, ma devono passare, tra virgolette, per forza davanti alle telecamere e davanti ai giornalisti che provano in quel momento a strappare qualche frase, qualche dichiarazione. Essendo solo l'unico italiano, io le urlo: "Maisa!" Lei si gira, mi guarda e poi tira dritto, come se non mi avesse visto. Era talmente concentrata da far paura, era una tigre. Poi dopo incontro, diciamo, la tensione si sciolse fino a quel pianto. Ne approfitto per chiederti, visto che c'è il sindaco, vorrei un encomio ufficiale per Maria, perché la sua frase "Molise esiste, meno forte" è meglio di qualsiasi claim pubblicitario che potrebbe costare milioni di euro, e invece lei rimane. Come ti è venuto in mente di dire in diretta nazionale "Molise esiste, meno forte"? Non era in me, assolutamente non era in me. Allora, una cosa importante ci tengo a dirla: per me è stata una fortuna davvero poter avere Antonino lì. È stata una circostanza fortuita, perché nessuno dei due si poteva aspettare di trovarsi in quel posto in un giorno così importante. Però Antonino mi ha capito sin da subito, ha colto tante sfumature di me già prima che io gli raccontassi la mia storia. Inoltre è stato veramente bravo, rispettoso e competente nel far trasparire davvero quello che io ho vissuto, con tutti i sentimenti che ho dentro di me, in maniera pulita, sincera, e veramente lo ringrazio tantissimo per questo. Grazie a te. Io penso che non ci sia un complimento migliore per scrivere, per chi scrive un libro autobiografico, di sentire
i miei amici mi hanno detto che come se fossi a casa, come sentire una telefonata ascoltando le mie parole, perché è importante quello che è la sua storia, quelli che sono i suoi sentimenti, anche il modo in cui vengono fuori. Maria ha avuto un grande coraggio, perché in questo libro, ti consiglio veramente di leggere, ci sono anche delle cose personali, delle cose familiari. In tutte le famiglie ci sono dei momenti buoni, dei momenti cattivi, dei litigi, dei festeggiamenti. Pensate cosa può voler dire vivere in una famiglia così competitiva. Ragazzi, si mangia veramente tanto giugno. Cioè, lei mi ha raccontato di trasferte in cui magari una gara è andata male e il papà, invece di tirarla su, la bastonava. Vediamo che tutti salutiamo Bernardo, qui vogliamo Bernardo bene, però tuo papà è anche questo. Cioè, probabilmente ti ha anche spronato a superare i limiti e andare oltre, no? Assolutamente, per me la famiglia ha sempre avuto un potere ambivalente in questo caso, cioè da una parte la protezione, il rifugio, da una parte anche quella parte più dura, perché molte volte la vita professionale e quella familiare andavano di pari passo. Magari tu tornavi a casa dopo una gara e volevi solo un abbraccio, in realtà avevi un maestro, un tecnico, una persona che ti portava su quel problema che tu magari in quel momento volevi solo dimenticare, e questo non è stato sempre facile. Non è facile per nessuno, né dalla mia parte né dall'altra parte. Sicuramente la mia famiglia è il motore di tutto, e senza di loro non avrei fatto nulla di tutto ciò. E quindi ci sono tanti sentimenti di amore, di riconoscenza, allo stesso tempo tante difficoltà sono nate proprio da questo rapporto. Non è sempre facile, ai suoi pro e ai suoi contro. Ci sono anche delle foto bellissime, devo ringraziare la famiglia Centracchio per averle messe a disposizione. In una c'è il maestro Bernardo che dorme, si riposa sul tatami dopo un viaggio lunghissimo, forse basket, adesso non ricordo bene. E tuo papà aveva già preso 65 anni, cioè era già una persona di una certa età. I sacrifici che emergono da quella foto ripagano un po' con la fine di questa storia di tutto quello che avete passato. Sì, sicuramente ho visto fare ai miei genitori delle cose che non penso tutti farebbero e che mi hanno anche insegnato la vita. Cioè, vedendo il loro esempio, prendendo da loro, ho capito quanto vada fatto e si possa fare in nome di un sogno, in nome delle persone che amiamo. E veramente raccontarle tutte sarebbe impossibile, però come hai detto tu, penso che siano stati ripagati tutti questi sacrifici. Questa connection molisana, voi immaginate la scena, adesso non voglio dire, però non è stato facile neanche per me vedere Maria in lacrime, raccontare le sue emozioni, io ero lì per raccogliere quello che poi mi sarebbe servito per la gazzetta, per scrivere gli articoli, per fare i pezzi, anche a me veniva da piangere sinceramente, perché era un'emozione enorme anche per me. E se dovessero chiedermi qual è il ricordo di quel giorno, quella notte in Italia, è proprio la quantità di messaggi che ricevevo o che leggevo sui social di voi che vi svegliavate all'alba e chiedevate in semifinale. E adesso come funziona? Ha perso una semifinale, quando fa la finale per il bronzo, avere la sensazione che in quel momento c'era tutto il Molise che lottava sul tatami con lei è stata la cosa, ho i brividi adesso, è stata la cosa più bella che ho vissuto nella mia carriera da giornalista. Detto questa connection, dicevo, siccome io conosco il fratello Emilio, poi ovviamente ne ho approfittato per farvi raccontare un po' tutto quello che c'era dietro la sua medaglia, no? Emilio mi raccontò quella notte giapponese, la mattina in Italia, che Fabio Basile, campione olimpico a Rio 2016, aveva allenato Maria durante il riscaldamento prima della gara. E alla fine di questo riscaldamento Fabio Basile aveva scritto a Emilio, io si conosco, tranquillo, Maria sta una bomba. E sembra una cosa banale, stiamo parlando di un campione olimpico che il giorno prima ha perso la sua gara, delusissimo, una delle stelle della nostra delegazione, che quel giorno lì non doveva essere al Nippon Budokan, è lì per guardare la gara di Maria, non solo, allena. Perché è riuscito? È una cosa che io seguendo altri sport, non, queste cose non succedono in altri sport. Cioè, figurati, se succede una cosa del genere, lo vuoi spiegare? Assolutamente, questo fa parte dello spirito del nostro sport. Il nostro sport, per quanto sia uno sport individuale, in realtà ti insegna che da solo non puoi fare nulla, hai bisogno di una persona con te per imparare le tecniche, per combattere, per crescere.
e questo si ripercuote su tutti i campi. Quindi noi siamo abituati, sin da piccoli, ma anche da grandi, anche ad alti livelli, ad aiutarci, ad esserci l'uno per l'altro, perché insieme si riesce a costruire veramente qualcosa. E il gesto che ha fatto Fabio è un gesto di sportività, ma soprattutto di bontà e umiltà fuori dal comune, perché veramente lui veniva da campione olimpico, quindi aveva un peso importante, perde la sua gara, ha una delusione enorme, nonostante questo non si ritira nel suo egoismo a piangere oppure a essere arrabbiato col mondo, ma viene sul tatami con me, che non ero nella prima, nella favorita, nessuno si aspettava nulla da me, e lui per pura amicizia, per puro spirito di condivisione, si mette a mia disposizione e mi accompagna dall'inizio alla fine della gara. Questo penso che sia qualcosa che il judo trasmette, e spero che sia un messaggio che il giovane arrivi forte, perché di queste cose abbiamo bisogno anche nella vita quotidiana. Studiando un po' le origini del judo, mi è venuto da dire, perché quando Jigoro Kano fondò i principi alla base di questa disciplina, teorizzò la via della cedevolezza. Ora, di tutto si può parlare conoscendo Maria, tranne che sia una persona cedevole, perché ha un carattere veramente fortissimo. Allora la domanda che ti faccio, non te l'ho mai fatta, è più importante nel judo cedere e ammettere i propri limiti o essere rigidi, severi, cattivi nel percorrere i propri obiettivi? In realtà quando Jigoro Kano parla di cedevolezza, non parla di arrendevolezza, ma parla dello sfruttare le situazioni a proprio vantaggio, una sorta di minimo sforzo, massimo risultato. Quindi essere cedevoli significa non combattere contro la corrente, ma sfruttarla. Quindi è il migliore impiego delle energie. La forza ci vuole, ma la forza è intelligente. E questa è un'altra delle lezioni che si imparano avvicinandosi a questa disciplina. La cosa importante che magari non tutti sanno è il sacrificio quotidiano banale che impone la disciplina come judo. Ci sono 7 categorie di peso, bisogna rientrare in un certo peso. A un certo punto, durante la preparazione, questi atleti hanno a che fare con la bilancia in un rapporto di amore e di odio. Perché se la bilancia dice un numero, si dice, altrimenti sono guai. Cosa succede quando sono guai? Cosa fate per rientrare nel peso in pochi giorni? Purtroppo si ricorre a delle pratiche che non sono sane, non sono consigliabili assolutamente a nessuna persona al mondo, però purtroppo quando sei a pochi giorni nella gara e c'è bisogno di raggiungere quel peso, si ricorre anche a restrizioni caloriche importanti, si mangia poco, si beve poco, si suda tanto. E sono cose che al corpo danno tanti problemi, sia nell'immediato che a lungo andare, e infatti spero che col tempo si arrivi ad una cultura maggiore rispetto alle problematiche alimentari, si indirizzi meglio i ragazzi in questo senso. Però fatto sta che ad oggi è una realtà che esiste, e i ragazzi che fanno questo sport soffrono tanto, fanno tanti sacrifici da questo punto di vista, sono fatiche che il corpo sente tanto. E per me è stato molto difficile, però prima del mio percorso per Tokyo, fino a quando c'è stato il quadriennio olimpico per Rio de Janeiro, facevo una categoria di peso, e in questa categoria di peso facevo questi sacrifici matti. E a un certo punto, nonostante fossi la titolare in questa categoria, per un mio benessere fisico ma non solo, ho deciso di cambiare contro il parere di tutti, famiglia, allenatori, nazionale, tutto, venendo messa fuori dalla squadra, perché cambiando categoria non ero più la titolare, ho deciso di mettere il mio benessere, la mia salute prima di tutto, sapendo che comunque ce l'avrei fatta. L'importante è che fosse stata bene. Visto che sei di Molise, sono contento di parlare anche di Molise, parliamo anche dei tuoi inizi, tra Venafro, Isernia, e poi Isernia ha un ruolo fondamentale, perché durante il Covid essere qui ti permette di continuare gli allenamenti grazie alla palestra, ed è in questa fase che tuo fratello Emilio ha un ruolo molto importante. Vogliamo cominciare da quando eri a Venafro e dare la prima mano ai tuoi genitori? Come ho detto prima, sono cresciuta in palestra. La palestra prima era a Venafro, poi si è spostata a Isernia, però comunque sempre in palestra stavo. E alla fine la palestra è stata sempre la mia casa, e le persone che venivano in palestra erano persone di famiglia. Mi hanno sempre trattato veramente come una figlia, a tutti gli effetti. Ho imparato tanto, ho imparato anche a stare nel mondo dei grandi un po' prima, e questo mi ha permesso anche nella vita di essere un po' avvantaggiata. Sicuramente mi sono persa tante cose dell'infanzia di un ragazzo normale,
però c'è vantaggio questa cosa comunque li ha avuti. E, sono andata lì a Isernia per entrare a far parte della nazionale del gruppo sportivo del Fiamme Oro, di cui vesto la maglia, e quindi dal 2015 che sono via, sono a Roma. E, per fortuna però durante il periodo del Covid, tornando a Isernia con il fratello Luigi, abbiamo potuto fare la palestra dei miei genitori e continuare ad allenarci nonostante nessuno potesse fare nulla. Questo è stato fondamentale perché poi finita la quarantena io sono tornata più in forma di prima, mentre gli altri stavano un po' un passo indietro, io ero già pronta. Questo mi ha aiutato soprattutto mentalmente, perché essendo io una molto metodica, molto schematica, se quei mesi magari li avessi passati senza allenamento mi sarei buttata giù ancora di più. Invece ho detto ok, è rimandata di un anno, però questo vuol dire che abbiamo più tempo per lavorare, più tempo per essere migliori, per arrivare a quelle Olimpiadi ancora meglio. In questo caso, come ha detto Antonino, mio fratello Emilio ci ha dato una grande mano da lontano, indirizzando un lavoro che altrimenti avremmo fatto un po' così, a come ci veniva. E qui padrona sempre comunque il supporto della famiglia in tutte le forme. Questo modello così locale, così nostrano, applicato alle grandi nazioni, quindi ai grandi atleti, per esempio in semifinale lei ha perso con Tina Tostena, la Slovena, che era stata a poco agli ultimi 16, quindi un atleta che dietro aveva uno staff diverso da quello che ha avuto lei. Mi piace anche farti parlare dell'altro fratellino, di Gigi, con cui hai un rapporto incredibile. Tutti sogniamo di vedere Gigi fare delle cose belle, per scaramanzia non diciamo nulla, però ci sono tanti occhi su Gigi. A livello personale, qual è il vostro rapporto? Un po' di cane e gatto, lo dici a loro, cosa ti diceva Gigi a proposito di Tokyo? Io vengo lì, sono te. Allora, con mio fratello abbiamo un rapporto bellissimo, siamo complementari, siamo molto diversi, ma ci incastriamo bene. E lui in realtà è tutto l'opposto di me anche nel judo, lui è il talento, lo guardi e ne apprezzi la bellezza. Ha vinto medaglie giovanili in tutte le categorie europee, mondiali, non ne so molto. E la cosa su cui giochiamo è proprio questa, lui mi prende in giro perché io non sono così brava, e invece io gli dico che lui è bravissimo perché è vero, e per Tokyo io gli ho sempre detto che se fossi andata lì l'avrei portato con me come partner, come la mia amica fece con me a suo tempo, e lui mi ha detto va bene io vengo però solo per dirti di tutti questi campioni, non c'entri niente qua in mezzo. Quindi gioca della mia solo questa possibilità. Sempre scherzando con Maria, nei giorni in cui parlate, ha perso la finale per l'oro mondiale, nessun italiano in campo maschile ha mai vinto l'oro mondiale, Lombardo e parlate, sono arrivati secondi, Maria mi ha detto, stiamo aspettando Gigi. Questo per farvi capire un po' le aspettative che ci sono. Gigi che ti ha accompagnato, ricordate prima, Maria è stata a Rio de Janeiro, come ho detto, soffrita per aiutare Maria e Maria. Gigi è andato a Tokyo per aiutare Maria e Maria. Ma per il maledetto Covid Gigi è dovuto partire un giorno prima, due giorni prima della gara. Quindi era lì fino a un giorno prima e poi si è perso la parte migliore. Cosa ti ha scritto la WhatsApp quando hai vinto? Questa è stata la parte più brutta delle Olimpiadi, perché ovviamente insieme siamo più forti, noi, ognuno di noi aveva un partner, era una persona di fiducia, una persona che ti facesse stare tranquillo, e vederli andare via proprio prima della gara è stato brutto per tutti. Ovviamente ci siamo sempre sentiti, anzi prima della gara io a Luigi ho già detto quale sarebbe stata la mia pole. Gli ho detto, allora io farò il primo incontro con ragazzi del Madagascar, farò la semifinale con la Slovena. Lui mi ha guardato e mi ha detto, vabbè, come vuoi, poi è successo davvero, però. E prima della gara ovviamente mi ha scritto, mi ha preso in giro e mi ha detto portami a casa qualche testa. Nel senso, nella mia ruenza, nel mio modo di fare il tutto un po' più materiale, avrei dovuto rasare tutto al suolo. Sempre adesso analizziamo proprio quello che è successo a Tokyo. Quando abbiamo deciso insieme di scrivere questo libro, Maria gli ha dato un quadernino rosa, sul quale c'erano scritti non solo i metodi di allenamento, c'erano i nomi delle avversarie e le loro tecniche. Cioè, Maria ha la testa di un computer. Memorizza ogni tecnica di ogni avversaria in modo da sapere perfettamente come affrontarla sul tatami. Quando hai cominciato a fare questo lavoro di scouting, di studio degli avversari?
E allora, essendo, come ho già detto, il mio judo non tecnico, non estroso, quando salgo sul tatami ho bisogno di sapere bene cosa devo fare. Sapere cosa devo fare implica il sapere cosa fa la mia avversaria tendenzialmente. Quindi sempre prima delle gare sono portata a studiare le varie situazioni e a trovare delle soluzioni e capire poi cosa mettere in atto. Mi è successo nelle gare di qualificazione che alcune volte mi si è trovata impreparata e magari le persone che mi stavano guidando alla sedia non erano in grado di aiutarmi in quel momento e questa cosa mi faceva rabbia. Quindi, prima del mondiale, che era l'ultima gara che avevo a disposizione, ho detto non voglio più lasciare nulla al caso, non voglio che succeda mai che io non sappia cosa fare e neanche che le persone che sono accanto possano fallire in questo, dipende da me. Quindi mi sono studiata tutte le ragazze che potevano partecipare alle Olimpiadi, al mondiale e alle Olimpiadi, e ho trovato per ognuna una strategia che potesse essere vincente per far sì anche che potessi migliorare dei punti in cui mi sentivo carente. Dal momento in cui mi sono qualificata, io avevo delle avversarie con cui sapevo di avere maggiori difficoltà. Proprio con quelle avversarie ho provato con tante ragazze diverse che mi hanno aiutato, tanti modi per riuscire a vincere. E casualmente, durante le Olimpiadi, ho proprio incontrato quelle avversarie che mi davano così fastidio, ma su cui avevo tanto lavorato. Per me è stato proprio un incastro di cose che hanno fatto sì che la mia metodicità fosse quella da vincente. Non solo, hai anche incontrato delle avversarie che nel tuo cammino ti avevano estromessa in termini di ranking, di qualificazione. Penso a Ostas, che tu hai eliminato a Tokyo, lei al mondiale di Budapest ti aveva tolto dei punti che erano oro per te. Quindi il tuo percorso è stato quasi un incastro magico, tutti i pezzi del puzzle che sono andati a posto nella stessa giornata. Sì, esattamente. Ho incontrato appunto quelle persone che mi avevano fatto soffrire sia a livello tattico ma anche a livello morale, proprio perché rappresentavano la sconfitta sul momento, rappresentavano un crollo di quelle certezze che avevo fino a un certo punto. E poi riuscire a incontrarle e batterle mi ha dato ancora più prova della forza e del lavoro che c'era dietro. Arriviamo alla finale per il bronzo. C'è una pausa tra le semifinali e quello che è il tabellone che assegna le medaglie. Ed è una pausa in cui, provate a immaginare, appena verso la semifinale, contro un'avversaria fortissima, quindi non si giocherà l'oro, ma deve recuperare la concentrazione in pochissimo tempo per giocarsi una medaglia olimpica. Faccio una piccola parentesi, che si lega al discorso dei 4 anni. Una medaglia olimpica si vince. Chi vince il bronzo non ha perso l'argento e l'oro, perché la medaglia olimpica vale per sempre. Ci sono, è un esempio che faccio spesso, ci sono campioni del mondo di altre discipline che dicono che hanno vinto l'Olimpiade. Paolo Bettini nel ciclismo che dice: io ho vinto 2 mondiali di ciclismo, ma l'Olimpiade che ho vinto una volta da Atene nel 96 è molto più importante. Perché sei campione del mondo un anno, sei campione olimpici per tutta la vita. Cosa hai fatto in quella pausa in cui tutti noi ci quindi per l'attenzione, tu cosa hai fatto? Hai mangiato? Ti sei riposata? Hai parlato al telefono con qualcuno della tua famiglia? Come hai occupato con te? In quel momento ero in una bolla. E quando ho iniziato la gara ho spento il telefono, non ho parlato più con nessuno, ho salutato il mio ragazzo prima di scaldarmi, poi ho chiuso tutto e ho fatto sì che tutto fluisse. La gara stava andando bene, ero in un buon ritmo, quindi sono andata avanti così, non mi sono distratta. La semifinale l'ho persa, sì, però l'avevo messo in conto. Sapevo di non essere la favorita, sapevo che stavo affrontando la campionessa olimpica in carica, sapevo che potevo perdere, fa parte del gioco. Io dovevo essere pronta ad affrontare poi quella che era la finale. Quindi non mi sono scoraggiata. Molto volte succede, perdi la semifinale e dici mannaggia, sono arrivata fino a qua e ho perso. No, succede, è così, funziona così, non vince, non perde. Quindi ho detto ok, adesso faccio la mia finale. Ovviamente un po' di ansietà è venuta e ho detto cavolo, sono a un passo così da realizzare il mio sogno e dal perdere tutto, perché da noi se perdi la finale per il bronzo la gara è come se l'avessi buttata, perché torni a casa senza niente in mano. Quindi questo pensiero mi è venuto, però ho detto pure ricordati che stai facendo una finale olimpica, questo è il giorno più bello della tua carriera. Potrebbe succedere adesso e mai più. Quindi tu stai sul tatami tutto il tempo. Più tempo ci stai e meglio è.
goditi ogni secondo, come andrà andrà, l'importante è che là sopra ti godi tutto. Vivila così, il risultato viene o non viene, però questo è il giorno più bello della tua carriera, te lo devi godere. E questo mi ha permesso di combattere senza l'ansia del risultato. Quando è finito l'incontro e è andata la vittoria, io veramente non stavo capendo niente. Per me sarebbe potuto andare avanti all'infinito, perché ero lì per combattere e non per vincere a tutti i costi. Quello che accadeva invece intorno era, vi ricordate, ero l'unico presente al mattino, nel pomeriggio c'erano 50 giornalisti italiani, no? E nessuno sapeva chi fosse Maria Centracchio, nel senso che non essendo favorita, nessuno si aspettava che potesse portare a casa una medaglia. Delle 32 atlete del tabellone, Maria era la top, no, adesso non ricordo, era uno degli ultimi numeri, quindi francamente era difficile pronosticare una medaglia. Entrano sul tatami, vedo Jules Franzen, l'atleta olandese, molto più alta di Maria, perché Maria è una delle atlete più basse della sua categoria, quindi anche questa è una difficoltà. Nel tuo computer di bordo, nei tre appunti, cosa c'era con la Franzen? Qual era il segreto per batterla? Poi qua abbiamo dato nel tecnico, diventa difficile. Perché nel judo ci sono le guardie, guardia destra, guardia sinistra, in base al lato in cui l'atleta porta gli attacchi. Sapevo che lei era sinistra come me, quindi avrei dovuto annientare la sua guardia innanzitutto e poi dare un ritmo molto più alto del suo. Infatti io essendo la più piccolina di statura della categoria, però era una che aveva un ritmo molto più alto e questo era un mio punto di forza. Proprio per questo sapevo che avrei giocato sulle sanzioni piuttosto che sui punti. Infatti la vittoria di Maria arriva al gold score con la terza sanzione, quindi se le due atlete non riescono a portare a compimento una delle tecniche che valgono i punti, ci sono delle, chiamiamole, tecniche non regolari che vengono sancite con una penalità. Al terzo shido, le penalità si chiamano shido, io non potevo credere ai miei occhi. Il Molise aveva vinto una medaglia alle Olimpiadi ed era qualcosa di incredibile. Nella tua testa che succede? Tu cominci a urlare, le immagini le abbiamo viste mille volte, ma è vero? Maria urla piangendo, ma è vero? Ma è vero? A chi urlavi? Facciamo un elenco di persone. Lo sai che io lo urlo ancora nella mia testa? Veramente, per me è qualcosa di incredibile. Io mi chiedo ancora di veramente è successo. No, è così anche per te, perché io penso che per la nostra regione sia qualcosa, sia un traguardo di cui parleremo fino a quando non ci sarà una medaglia olimpica di Rio. Quindi, però, in quel momento, una volta dalle emozioni. Vogliamo parlare delle prime telefonate? Quali sono state? Perché qualcuno l'ha vista? Sì, sono uscita, ovviamente nel mio stato confusionale è evidente, e sono uscita e mi hanno passato una signora dell'organizzazione internazionale, mi ha passato al telefono mio fratello, quindi era al telefono con una signora che io ho visto di sfuggito due volte, mi passa mio fratello, e tu mi hai passato papà. Poi vado a recuperare il mio telefono che stava esplodendo e chiamo il mio ragazzo in lacrime, non l'ho mai visto piangere, la prima volta che l'ho visto piangere, e poi mano a mano a cascata tutti quanti, sapevo che a casa stava succedendo il panico, ovviamente, e mio fratello Luigi per la prima volta nella vita mi ha detto brava, evento storico, Luigi pure era emozionatissimo, e tutti, e sapevo che veramente sarebbe successo il finimondo, lo avvertivo anche a distanza. Come ha detto Antonino, avevo già avvertito tanto calore prima della gara. Tutti i molisani mi hanno scritto prima della gara, ti guarderemo, saremo con te, una cosa che veramente tutti gli anni di attività non ho mai vissuto. E viverla così, in quel momento per me così importante, è stato bellissimo. E quindi poi avere il riscontro anche del successo, sia a livello personale per la mia famiglia, ma anche a livello proprio di tutto il popolo molisano, è stato bellissimo. E poi cosa succede? C'è la premiazione, poi cosa hai fatto nelle ore successive, nel giorno dopo? Ma in realtà ho risposto a tutte le persone che mi hanno fatto i complimenti, perché ci tenevo tanto. E molte volte quando scrivo tante persone uno rimanda, però per me era bello, perché se qualcuno aveva speso del tempo per guardarmi e per scrivermi i complimenti, per me era doveroso rispondere e ringraziare, perché faceva parte anche quello della vittoria. Quindi ho passato il giorno dopo così a aggiornare meglio la mia famiglia e le persone che mi avevano visto da casa, perché sicuramente, differentemente dall'altra Olimpiadi, non avevo nessuno accanto, se non la mia squadra. E poi io ho scritto a tutti, ho risposto a tutti, ho vissuto quei giorni sulle nuvole.
Io non so se rompo qualche regola del protocollo, ma se c'è qualcuno che vuole fare una domanda a Maria, volentieri, a disposizione. Io ho una curiosità su come fare per la preparazione sia mollato. Possiamo parlare di questo? Certo, assolutamente. Rispetto alla scadenza del... Praticamente, io come ho detto prima, fino a Rio ero la titolare, però era un'altra categoria di peso. Quando ho deciso di salire di categoria del peso, andavo in una categoria in cui già c'era una titolare molto affermata. Questa ragazza aveva fatto già due Olimpiadi, vinto una medaglia d'Europa, medaglie di tutti i livelli, era fortissima, giustamente era lei la titolare. Però la nazionale, anziché dire ok, c'è già una titolare, ma siccome ti riteniamo un elemento valido, farai anche tu un percorso parallelo, mi ha detto se cambi categoria per te. Non c'è strada, più rendere da sola. È un sistema, il sistema è un po' così, è brutale, lo sport è così, purtroppo. E lì subentra il fatto che devi fare tutto con le tue risorse, sia fisiche che economiche, che motivazionali, perché non hai una squadra che ti dice tranquilla, costruisci il tuo percorso mano a mano. Dice no, già c'è una persona, non ci serve. Allenatore sì, l'allenatore del mio club, il mio gruppo sportivo, avevo un allenatore, ovviamente sempre col supporto della mia famiglia. Però la nazionale, che è quella che ti porta alle gare per qualificarti alle Olimpiadi, mi ha detto fai come vuoi e noi non serve una razza che sta alla regolina. Questa è una bellissima domanda. Ho avuto dei momenti molto 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 tosti, sia agli inizi delle prequalificazioni, sia verso la fine, quando non sapevo se effettivamente mi sarei qualificata o no. E in realtà ho sempre provato dentro di me la forza, perché sapevo che era un sogno che vedevo solo io. Sapevo che di avere tanti supporti, sì, la mia famiglia e i miei amici mi hanno sempre dato amore e presenza, però in quel sogno ci credevo solo io, veramente. E continuare a raggiungerlo ad occhi chiusi contro tutto e tutti, me l'ha dato semplicemente guardarmi dentro e vedere sempre un lumicino acceso. E infatti tutto questo percorso, qualificarmi, mi ha permesso di credere di più in me stessa, perché mi sono detta da sola, se l'hai fatta, puoi fare tutto quello che vuoi. Assolutamente. In Italia i gruppi sportivi sono la salvezza di noi atleti che non abbiamo degli sponsor alle spalle, gli sport minori, diciamo. È grazie ai gruppi sportivi che possiamo vivere di sport e farlo in maniera professionistica, quindi assolutamente io ringrazio questa modalità. Siamo a 60 anni prima della tua vittoria, siamo una chance, una possibilità che non darsi a noi, siccome non avevo supporto e non potete entrare a fare il militare, allora ti mandavano via, ti parlo di categoria, quindi facciamo un altro corpo, ma similare alla sua. Purtroppo non ebbi la possibilità di entrare a fare il militare. Premetto che avevo battuto le due volte, lei lo prendi, e poi non so dove dire, per la prima cosa. Questo fa capire la fortuna è nata nella vita, l'importante è l'Olimpiade, quando uno ha fatto l'Olimpiade, anche se ha solo partecipato a una cosa che rimarrà a lei. Complimenti. Grazie per le domande. Chiudo ringraziando Maria, perché diciamo prima, no? Molise esiste, è meno forte. Lei è pubblicità, direbbe un ambassador, una testimonial del nostro Molise, come Fausto Scarpitti, che è un allenatore ai massimi livelli del calcio a 5 nazionale. Grazie Fausto per essere venuto. Chiuderei in questo modo. Il libro si apre con una nota scritta sul telefonino da Maria, ritornando da Rio de Janeiro, dal Brasile, Road to Tokyo 2020. E si conclude in questo modo, prova a leggere qualche riga. I giornalisti le chiedono come cambierà adesso la tua vita. La risposta era già dentro di me, non cambierà. Tokyo ha fatto solo scoprire agli altri chi sono. Il percorso, la fatica, gli infortuni, i dissapori, le rotture e le sconfitte. Solo adesso posso collegare tutti i punti del disegno. La bambina che aveva sogni così grandi da non sapere nemmeno come fare per realizzarli è cresciuta e stringe la sua medaglia. Apro la nota scritta 5 anni prima sul telefonino e leggo Tokyo 2020.
e penso a tutte le volte che non mi sono arreso. Magliacci.